Stasera reading poetico dedicato ad Anna Magnani con la partecipazione di Sabrina Balbinetti, Tiziana La Cavalla che faranno un monologo su Nannarella. Vedremo anche un cortometraggio. Il cortometraggio ha preso il primo premio Albero Andronico alla Protomoteca del Campidoglio quest'anno ed è dedicato appunto ad Anna Magnani. Ci sarà anche nel reading poetico, ci saranno diversi poeti che declameranno le loro poesie. E la tematica sarà appunto Roma e faremo questa serata appunto con poeti, musiche. Anch'io sono su Mondonotte con Innamorati di Roma al VIP Club. Ilde Maurizi al VIP Club Innamorati di Roma, una mostra, la mostra di opere artistiche di Ilde in omaggio a Luchino Visconti. Da dove hai preso questa ispirazione? L'ispirazione è nata dall'aver visitato la villa di Luchino Visconti, la Columbaria di Ischia. Poi finalmente 2 anni fa, visitandola, abbiamo visto che sì, avevano rimesso a posto più o meno quello che era la villa, ma così purtroppo non è stato per una bellissima torre in vetri stile Liberty, che è un'opera d'arte. E tu hai raccolto questi frammenti colorati, di questi vetri colorati, e quindi praticamente li hai raccolti e li hai conservati nel loro stato naturale. Naturale. Sì, assolutamente naturale, sì. In realtà li ho visti proprio a terra, ho chiesto in un attimo, è venuto in mente, quelle cose non potevano restare così, che avendo un po' studiato, che ho approfondito la personalità di Luchino Visconti, ho immaginato che ovviamente a lui non avrebbe assolutamente fatto piacere vedere un'opera d'arte così distrutta, poi anche preziosa, vetri di Erano dei Murano, Murano, sì, sì. sono di Murano. Bellissimi. E quindi non so per quale motivo ho chiesto, ispirata da non so cosa in realtà, sai. A volte l'ispirazione nasce veramente casualmente.